Esile Coast to Coast, parte la storia. Esile Coast to Coast, parte la storia. Parte la storia. Puntata 61, che emozione, ce l'abbiamo fatta, cioè, cosa ridi? No, rido perché Carlo Alberto era indeciso nel capire dove doveva inquadrare. Ecco, no, tutto perché lì. Il fatto è che, adesso, perché non si vede, però sì. Da qua noi vediamo delle cose che voi non potete neanche immaginare. Se la scorsa settimana ero solo con Roddy, oggi sono solo con te. Esatto, insomma, io sono contentissimo di stare con te. E anche perché sono 2 mesi che ti invito fuori a cena e tu dici che è amorosa. Io adesso, vabbè, per carità, ognuno può fare le sue scelte, però D'altronde è così. Ma dobbiamo salutare un gruppo di ragazzi speciali che sono qui con noi, no? Assolutamente, il gruppo di Lusia 1, perché poi ci verrà a trovare anche Lusia 2, esatto. Ah, sì. Vero, il primo gruppo. Ciao Lusia 1. Ciao Lusia, ciao. Ciao. Guarda che bei. Ciao. Ha portato anche Eminem. Sì. E noi, come al solito, non parliamo del weekend calcistico, assolutamente. Sì. È stata una domenica molto triste, però, perché il Milan ha semplicemente pareggiato col Chievo. Sì. No, va benissimo. Thomas, posso fregarti le cuffie 2 secondi? Sì. Io non mi sento, però comunque. Vabbè. No, allora, tra l'altro, tu non ce l'hai detto, ma sei stato con Deste, sei stato al Bentegodi a vedere Chievo Milan. Bentegodi. Una partita ricca di emozioni. Ricchissima. Ma voi potete vedere in Facebook che tu hai fatto una foto con Schelotto. Sì. E tu gli hai dato la mano. Sì. Ma hai dato la mano anche ad Essien. Ho dato la mano a Michael Essien! Grandissimo. Anche a Dario Dainelli. Esatto. No, Dario Dainelli non ho dato la mano, solo detto ciao Dario. Cioè, pensate che Thomas ha salutato i calciatori all'uscita dal Bentegodi e li salutava per nome, cioè come grandi amiconi. Cioè, sì. Cosa? Grazie a Carlo Alberto. Grazie a Carlo Alberto, noi stavamo andando via dallo stadio Bentegodi, ci ha invitato a vedere la regia e quando siamo usciti ci siamo trovati tutti ma i calciatori. Ma non è che ci ha invitato a vedere la regia, allora lui è un corrotto, capito? E tu hai dato la mano a Michael Essien. A Michael! Beh, insomma, allora noi adesso andiamo col primo pezzo e poi vi spieghiamo tutti i trucchi e tutte le bellezze di questa 61esima puntata. Certo. Vai. Noi abbiamo appena sentito SIAE, perché no, insomma, nuovo singolo, Elastic Heart. Non so se sarà travisata questa canzone, perché quella prima, perché? Chandelier era travisatissima. Umbe, ce l'hai una scala. Tra l'altro li salutiamo, sono quelli del programma chiamate Roma 3131, e sono il trio Medusa, Radio DJ ogni mattina, e lunedì sentire le canzoni travisate. Hanno travisato una canzone di Shakira, diceva scendo dal tram, cago dal bus, e tu ascolti la canzone e sembra veramente che dica quella roba lì. Ma abbiamo qui din 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 una persona che è tornata, cioè noi non capiamo mai chi fa puntata, chi non la no, fa. No, veramente, che Chiara Roddy oggi è in gita e la salutiamo perché non ci ascolta. È in Grecia e quindi noi abbiamo l'altra Chiara. Ciao Chiara! Ciao, sono tornata, distruggervi un po' le orecchie. Allora Chiaretta, cosa ci racconti oggi? Allora, devo ammettere questa che oggi mi sono addormentata in treno, però ho beccato 2 o 3 notizie che mi sono ricordata finché pranzavo. Finché dormivo. Ho pensato a un bellissimo articolo riguardante Allevi. Niente, si diceva che appunto ha iniziato il suo tour quest'anno e ha fatto boom di sold out per tutte le prime giornate del suo tour. Allevi piace un sacco, come mi piace Einaudi. Tu parli con un pianista che magari fa lezioni di pianoforte, che va al conservatorio e ti dice che fanno cagare, che non devi ascoltarli, sì, che non perché sono belle, sono commerciali. Esatto. E allora noi adesso andiamo col pezzo e poi vi svegliamo chi è venuto a trovarci oggi. Yo. E questo era il pezzo che presenta il nostro ospite Chiara Stecca. Presentaci il nostro ospite che lo conosci. Sì, è un ragazzo bellissimo, è un ragazzo altissimo, pieno di vivacità, non sa parlare una cipa d'inglese. Scusa. Sto parlando di un ragazzo bravissimo del nostro Polesine che si chiama Alfio Caracciolo. Un applausone. La pagina di Facebook di Polesine Coast to Coast diceva artista polesano, però una domanda mi sorge spontanea. Tu sei adottato in Polesine, no? Assolutamente. Ma ti senti un po' non polesano? Si sente. Dall'accento non direi comunque, perché mi sembra proprio autoctono. Esatto. Dai, non vergognarti, di che ti senti un artista polesano. No. Metà e metà. Sì, ormai è da 17 anni che sono qua praticamente. Dai, sei polesano. Originario, sì. Che poi, tra l'altro, facendo il computo dei minuti e delle ore che hai passato in Polesine, forse sono meno, nel senso che tu hai viaggiato poi più tantissimo, sei più fuori che in Italia. Perché? Cioè, certo, che cosa senso. Fai tu? Musica. Tutto quello che mi muove nella mia vita praticamente. Allora, quindi tu sei originario di?
Catania. Catania, esatto, che è appunto a sud del Veneto. Sì. E poi a ragioneria già si sapeva che tu la mattina venivi a scuola e poi il pomeriggio della settimana tac te ne andavi. Me ne andavo a studiare a Milano. Te ne andavi a studiare a Milano. Che cosa studiavi a Milano? Batteria. Con il maestro De Piscopo, che saluto. Vieni, vieni con me. Eo. Vieni, vieni con me. Eo. Però Alfio ci potrà dire che Tullio De Piscopo non è questo, non, è non è solo quello, perché il suo background di musica jazz è praticamente impressionante. Negli addetti ai lavori è una pietra miliare. Come l'hai conosciuto, Tullio? Ma in realtà tutto era partito al conservatorio, studiando con il maestro di corato percussioni, e io gli ho detto, io sinceramente non voglio studiare percussioni, lo xilofono, la rimba. Non me ne può fregare di meno, gli hai detto, esatto. Io voglio fare il batterista. Ah, sì? E allora tu devi andare al NAM, da De Piscopo. Poi ho iniziato questo percorso di studi meraviglioso, durissimo, pesantissimo, con il maestro De Piscopo. Psicologicamente difficile, no? Poi immagino, perché fai ore intensissime di studio. Di studio. E studio della batteria significa stare dietro alla batteria, esatto. Praticamente far palestra. Allora, praticamente Alfio ha una sorella più maggiore, più grande, così curiosa, ho detto, ascolta Vanessa, mi spieghi tuo fratello da cosa questa passione per la musica così forte. E mi fa, guarda, a 2 anni lui era già lì che strippellava con la musica. Lui voleva gli strumenti, voleva sempre qualcosa. La prima cosa è stata la chitarra, che mi raccontava, quella piccolina. Ma prima ancora ci sono i bidoni e i mestoli. Ah, di i bidoni della spazzatura, quelli di plastica, ecco. Esatto. E uno, e due, e tre, 10 volte mia madre gli fa, senti qua, prendiamogli una batterietta piccola. E ti richiudevano in casa perché facevi rumore. Eh sì. Qui suonava anche di notte, sì, cioè, giustamente non capiva. Amante della musica pura. Quindi conservatorio, poi te sei andato a cacciare a Milano 6 anni di corso con Tullio. Ma c'è un esame alla fine poi, sì. Cioè, immagino, sì, no? Sì, sì, sì. Quindi c'è esami finali. Dove praticamente davanti c'hai il maestro della Scala di Milano. E perciò c'è una certa pressione, oltre ad avere il tuo maestro, che per quanto lo conosci, è sempre. Io sento però che c'è un pezzo che sta andando in sottofondo delle nostre voci, e questo come si chiama? Call Me an Angel. E lo lasciamo andare allora. E questo ero io, stavo cantando io, sentite che bella voce che ho. Questo, che pezzo è, Alfio? Call Me an Angel, di Human in Bloom, il progetto praticamente tutto nuovo, ma in realtà ha un paio d'anni di lavorazione dettagliata. Esatto, perché tu praticamente, ok, dopo Milano, sei stato contattato? Sono stato contattato dal produttore praticamente dei Sindrome di Peter Pan, questo gruppo folk pop italiano, e abbiamo iniziato un tour un po' in giro per l'Italia, dove in questo tour praticamente ho suonato con il bassista della mia vita, si chiama Giovanni Cresseri. Faccio, Joe, sai che un giorno suoneremo insieme in qualcosa di figo, grosso, come si deve? Lui mi fa, ecco, spero, perché cioè io mi trovo benissimo con te. Io pure. Insomma, è andato a finire che tra una cosa e l'altra lui era a Londra in questi ultimi anni, e gli ho detto, Johnny, c'è un progetto nuovo. C'è un progetto nuovo. Progetto che non potrai rifiutare. Non puoi fare veramente il catanese, per piacere. Un bar è Giovanni. È un progetto che non ti è vero che dicono un bar, è vero, dicono bar a Molini a Mare. Tu hai preso baracca e burattini, ti sei trasferito a Londra. Intanto bisogna dire che la cosa, come ti dicevo prima, era in lavorazione da un paio d'anni. Perché conoscendo il cantante, lui è venuto a trovarmi, perché gli ho detto, ma sai che sarebbe figo, io voglio fare un progetto con te. E niente, perciò lui poi venne in Italia, comunque abbiamo registrato un sacco di demo, e lì ho iniziato un attimo un giretto europeo mirato da, non ti dico, 1000 mail. Sono riuscito a conoscere il collaboratore di quello che è oggi il nostro manager. Poi alla fine fa, sì, tutti quanti d'accordo, facciamo questo passo e iniziamo questo progetto nuovo, che adesso ci sta un attimo dando delle piccole soddisfazioni. Se vuoi dare anche qualche indirizzo, anche YouTube, per esempio Facebook, vi certo. Si può trovare. La pagina YouTube sarà dal prossimo mese su internet.
Per adesso c'è Facebook, praticamente, Human in Bloom. Ma tu devi restare qui con noi, ti piacciono i Kasabian? Come no. E adesso li ascoltiamo allora. Dai. E questi erano i Kasabian, che piacciono anche ad Alfio. La cosa che ti piace di più del tuo strumento? Beh, la versatilità. Puoi aggiungere tutto, cioè qualsiasi percussione può essere attaccata a un drum set. Il chitarrista come l'avete trovato? Cioè, nel senso, dove l'avete... Tramite Giovanni, il bassista. Lui era a Londra da un pezzo, già che suonava nel panorama londinese. Gli faccio: Gio, ma tu non è che ce l'hai un chitarrista... un figo, ovviamente, adatto a quello che facciamo. Un figo non esteticamente, se no sarei potuto andare io, chiaramente. Ah sì, ne ho un paio, e praticamente lui è stato il primo che abbiamo trovato subito, immediatamente. Proviamo Elliot. Appunto, hanno Elliot e le storie tese, noi. Avete una band a cui vi ispirate? Quando tu fai un progetto tuo e decidi di fare roba tua, tu non è che dici, ok, io voglio fare musica come... quelli anziché quegli altri. Sì, sì, sì. Tu fai musica come ti viene. Beh, certo, è ovvio. Come fai tu a dire voglio suonare la batteria in modo originale? Da dove prendi l'ispirazione? Cosa crei? Non ci ho mai pensato. Perché lo studio serve a esprimerti come ti pare. E quindi anche a rompere determinate regole del tutta e inventarne nuovi anche apparentemente senza nessun senso. Però accoppiate a una canzone... viene fuori qualcosa di figo. Allora, volevo chiedere, facciamo un po' di pubblicità a questa band. È possibile scaricare questo EP1? A Short Stay in London. Ok, quindi un piccolo soggiorno a Londra. No? Su SoundCloud trovate Human in Bloom, oppure andate su Facebook, sulla nostra pagina ufficiale. Assolutamente. Trovate tutto lì. Fatelo tutti quanti, lo farò anche io questa sera, lo prendiamo subito. Ci ascoltiamo questo mega pezzo che di batteria mi fa impazzire. No, registrare in uno studio, immagino, porti via un sacchissimo di tempo, no? No, ci siamo stati circa 5-6 ore, che per registrare tre pezzi è... pochissimo. Ma la composizione dei pezzi? Dipende da dove si parte, perché tante volte Arti arriva con la melodia, magari suonata a chitarra e voce, e lì poi nasce tutta la produzione, dall'arrangiamento, eccetera, e nascono i pezzi che avete sentito prima. Il live più figo che ti è capitato di fare? Fermignano, Festa della Birra. Quella... ed è stata una cosa esagerata. Noi ringraziamo Alfio Caracciolo, ringraziamo la nostra Chiara Stecca. E ricordiamo ancora una volta, allora, Human in Bloom, Alfio Caracciolo che è venuto a trovarci. Grazie ragazzi. Ciao. Grazie mille, ciao. Allora, questa è Dan and Make You Crazy. Ciao a io. With Saint Laurent, gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot. Call the police and the fireman, I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man, I'm too hot. Say my name, you know who I am, I'm too hot. And my band bought that money, break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk.